Nell'ultima edizione del censimento permanente sulle istituzioni pubbliche, l'Istat ha inserito una nuova sezione relativa al PNRR. Perché abbiamo raccolto queste informazioni? Perché volevamo illustrare al Paese a che punto siamo con questo importante programma di investimento europeo. Quello che abbiamo fotografato è una fotografia iniziale, cioè all'inizio delle attività del PNR, quali sono state le amministrazioni pubbliche che hanno aderito e come hanno aderito a questo importante programma comunitario. Abbiamo visto che c'è stata una grandissima partecipazione sia da parte delle amministrazioni centrali che di quelle locali. Questo è motivato dal fatto che c'era bisogno appunto di andare a finanziare molti importanti progetti a livello nazionale e a livello locale, e il PNR ha costituito un'importante occasione per farlo. Tuttavia, nell'implementazione di questo investimento, molte amministrazioni hanno trovato difficoltà di carattere organizzativo, difficoltà legate alle competenze di carattere giuridico ed informatico che erano necessarie per realizzare questi progetti. Tuttavia, il PNR ha rappresentato un'importante occasione per il cambiamento. Sempre di più le competenze digitali ed informatiche sono fondamentali nell'ambito della nostra pubblica amministrazione. Il censimento riporta un forte incremento nell'ambito della formazione, quindi il capitale umano presente dentro la PA a livello nazionale e a livello locale sta rafforzando molto le proprie competenze per poter essere più efficienti ed investire meglio.